avevano i mezzi, ecco, la loro furbizia, insomma, che poi chiaramente abbiamo scovato, era proprio quella di utilizzare degli escamotage che non li facessero, insomma, scoprire in qualche modo, ecco, dagli addetti alle vendite. Erano dei veri e propri specialisti in furti in centri commerciali con tanto di borsa schermata, ma l'ultimo colpo, l'ennesimo, quello all'Euronics di Montevarchi è finito male e per loro è scattata la denuncia. I colpi riconducibili alla banda erano stati messi a segno in tutta la Toscana, tra le province di Arezzo, Lucca e Siena, alla fine dell'estate scorsa. Il modus operandi era sempre lo stesso, tanto semplice quanto collaudato. Fingevano dei clienti interessati diciamo, ai vari prodotti e poi repentinamente lasciavo nel negozio e tramite appunto la schermatura della borsa riuscivano ad oltrepassare i controlli. A fermare la banda, grazie alla preziosa segnalazione di un addetto del negozio, la polizia del commissariato di Montevarchi, che ha individuato e denunciato tre cittadini, due uomini e una donna, tutti di origine peruviana. È chiaro che la chiamata immediata a noi serve l'immediatezza perché diciamo, riusciamo così a ricostruire l'intera dinamica del fatto. I tre sono stati trovati in possesso di una borsa schermata con un foglio di alluminio, di un magnete per sbloccare le placche antitaccheggio e di sette etichette in cartone di noti brand di abbigliamento, grazie alle quali gli agenti sono riusciti a risalire ad altri furti sempre messi a segno dalla stessa banda. Confrontando i codici in nostro possesso con quelli che risultavano in negozio, abbiamo scoperto che in effetti da quel negozio specifico mancavano alcuni capi di abbigliamento.